Francesca Porcellato esordisce a Seul dell'88 e un grandissimo palmarès con tantissimi premi. Ci dica un po' dei suoi successi. Ma 11 medaglie olimpiche, di cui l'oro a Vancouver nel nordico, la vincita alle maratone di Berlino, di Londra, di New York, il record del mondo della maratona, tutti i record italiani nella maratona, quasi 100 maratone corse, di una tantina vinte. Questa. E quanto impegno ci vuole per tenere dei risultati così importanti? Ma un impegno costante, giornaliero, due volte al giorno gli allenamenti per 5-6 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, 11 mesi all'anno. Però devo dire che sono aiutata dal mio territorio, abitando a Valeggio, nelle mie colline moreniche posso allenarmi molto bene, lungo la ciclabile, in questo territorio meraviglioso mi aiuta molto. E per il futuro che programmi ci sono? Per il futuro continuerò la mia attività, mi piace molto, mi appaga molto e dunque continuerò a correre e a sciare. Si sta allenando per qualcosa in particolare? Ma sicuramente i mondiali di atletica leggera e di sci nordico il prossimo anno. Allora un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo.